Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video. Finalmente mi è arrivata la box del Planners Anonymous, che dovrebbe essere quella di novembre o dicembre, non lo so. Comunque, poi lo troverete scritto nel titolo, perché ovviamente quando inizio sempre a fare un video delle box del Planners Anonymous mi dimentico che mese siamo. Anche perché questa mi è arrivata con, devo dire, molto ritardo, perché siamo al 16, mi è arrivata ieri che era il 15, quando in realtà arrivano a fine mese, intorno al 20-25, quindi mi sono completamente dimenticata che mese è. Dovrebbe essere o novembre o dicembre. Comunque, forse dicembre. Partiamo subito perché appunto mi è arrivata ieri e sono troppo troppo curiosa di aprirla. Allora, tolgo come sempre le cose, vedo già delle cose bellissime. Allora, questo mese il kit si chiama Butterfly Skies. Come vedete qui, i colori sono stupendi. Avevo già visto qualcosa dalla pagina Instagram appunto di Planners Anonymous e i colori sono qualcosa di, come vedete, spettacolare, almeno a me piacciono tantissimo. E appunto andiamo a vedere le carte, come sempre. Abbiamo questa qui che è con le farfalle azzurre e blu su questo sfondo viola. Dietro è questo grigio molto scuro e abbiamo sempre due fogli per tipo. Poi abbiamo questo qui. Ci sono su un po' di parole. Amazing, strong, love, kind, kingdom. Scusate la mia pronuncia, sempre bellissima. Fatta così, dietro è questo lilla violetto, sempre due, se riesco, esatto. Poi abbiamo questa, molto carina anche questa qui, con le foglioline. Dietro è questo bellissimo verde, sempre due. Poi abbiamo il vellum, che sono questi foglioline con le farfalline, molto molto belle, bellissimo anche questo. Poi abbiamo infine l'acetato, che è, vabbè, stupendo. Vediamo se riesco a farvelo vedere meglio. Ecco, vedete? Guardate, sono anche olografiche, ma stupende. Bellissime. Dunque, queste erano le carte. Poi andiamo ad aprire il nostro pacchettino. Se riesco, ok, togliamo tutto così riesco meglio a prendere le cose. Partiamo dalla penna, che è spettacolare, ha il corpo azzurro e argento e ha i diamantini rosa, blu e azzurri, veramente bellissima. Poi io amo il blu e l'azzurro, quindi. Poi andiamo alle card. Si può sempre utilizzare questo qua di sfondo, che tra l'altro è bellissimo. E queste sono le card, fatte così. Poi andiamo a vedere,
mi si è incollato tutto, i washi tape. Partiamo da quello più sottile. Che ha, allora, ha questa trama, è su sfondo, è colorato misto dal viola al verde che sfuma e ha questi inserti in foil argento, ma abbastanza, cioè olografico, non è proprio argento, non so se rendo l'idea, comunque si nota un po' che è olografico. Poi c'è quello, diciamo, misura standard. Che è questo qui, che ha le farfalline argentate e c'è anche il pistillo al centro del fiore con del foil argento. Questo è veramente bellissimo, bello bello bello. Poi abbiamo quello grande, che già si vedono, sono tutte farfalle. Guardate che belle, e hanno alcune, hanno degli inserti come questa qui, argentate barra olografiche, anche questa qui, bellissime. Questi erano gli washi tape. Andiamo a vedere questo. Cos'è? Questo dovrebbe essere l'oggetto, tra virgolette, misterioso che ci mettono nel kit. E qua vedo due fogli di stickers, uno con queste farfalline e poi uno con queste, tutte queste parole. Poi abbiamo questo libricino, This is me. Ah, guardate che carino, tutte le pagine per scriverci, poi credo che voi possiate mettere, appiccicare su le parole che vanno in base a quello che vi chiede. Adesso qua devo stare qua a tradurre un po', quindi sto cercando una frase che comunque, my favorite thing. Qua potete mettere tutte le cose che, tipo qua, i libri che adoro, e potete fare una sorta di lista dei libri che vi piacciono. Molto carino questo, molto molto carino. Poi con questi due sticker che fanno sempre comodo, bello, mi è piaciuto, una cosa diversa. Come sempre vado a prendere la nostra card, questa è la nostra protagonista, René. Qua dietro c'è quello che c'è all'interno, qua ci dice quello che si trova all'interno del kit. Andiamo dunque agli stickers. Abbiamo questo qui, questo, mamma che meraviglia, questa qua, questa orchidea, e anche queste, bellissimi, i colori sono spettacolari. Poi abbiamo sempre i nostri due funzionali e vediamo che il prossimo kit è Wonder the Stars, Under the Star, cos'è? Non si capiva. E anche questo, ho visto qualcosa da Instagram e colori anche lì spettacolari, non vedo l'ora che arrivi, sicuramente arriverà in ritardo anche quello. Poi abbiamo i clear stamp, bellissimi, i fiori ovviamente, io li amo, c'è qualche scritta.
Qua abbiamo Beautiful e Amazing, Strong, Start, I Am e qualche farfallina. Cuoricino, bello, bello, bello. Poi chiudiamo con i die cut. Si può sempre utilizzare la card sotto, guardate che bella. Bellissima. E questi sono i die cut. Abbiamo orchidee, farfalline. Qua abbiamo una macchina fotografica. Abbiamo delle piantine, i rametti, un paio di cuffie, un vaso con delle orchidee, altre orchidee, una borsa, farfalla, un altro vasetto, questo qui, I am, non so, è impronunciabile, cioè potrei pronunciarlo ma farei non proprio una pronuncia giusta. Farfalline ancora. Poi abbiamo delle parole, la nostra protagonista, un quadretto con dentro una scritta e una ghirlanda fatta così. Molto molto belli anche questi. E anche questo kit devo dire che personalmente a me è piaciuto tantissimo, soprattutto i colori. E nulla, quindi spero che il video vi sia piaciuto. Lasciate un mi piace se è così, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!